Salve a tutti e benvenuti sulla rubrica Uno pezzo di Strike Channel, capitolo 803, un'altra combo micidiale di Oda. Oda che proprio ormai ha deciso di farci diventare dei pipparoli mentali. Abbiamo anche le occhiaie mentali con tutte queste seghe mentali. Nel terzo capitolo, proprio una combo micidiale destro-sinistro. Questo è proprio un calcio, sto capitolo qui, perché questo è terrificante. Dopo due capitoli del genere, ancora qui a farci le pippe mentali. Pippa mentale numero 1, la copertina. Noi sappiamo che Oda ha delle commissioni, no? Caro Oda, disegnami Sabo su una torre che saluta, e quello ti fa la torre, e poi nella torre ci metto il messaggio subliminare. Disegnami Franky che fa una gara di velocità in motoscafo con uno squalo, che ci azzecca il motoscafo che si chiama Heracles Viking. Calcolando che Hercules, Heracles, se sapeva, praticamente è il maestro di Usopp nell'isola di Boenio durante il time skip. E ora che ci penso, questo maestro Hercules ha un cappello e sulla sommità, cioè sulla parte del cappello così, c'è un qualcosa che mi ricorda un personaggio uscito nell'801, forse, non lo so, però per sicurezza lasciamo stare e chiudiamo sta parentesi, ci voglio pensare con calma. Comunque già la copertina, nonostante non sia una mini avventura o altro, però è molto molto caruccia. Zou. Siamo arrivati a Zou e abbiamo visto la nostra ciurma che finalmente è pronta per salire sull'elefantuccio. Un elefantuccio che io del capitolo ho letto solo in inglese, comunque c'è una parola thrilling, che alla fine dice molto florido, quindi dobbiamo immaginarci tante piante, secondo me una fauna, ma soprattutto una flora particolarmente lussureggiante su questo elefante. E quando si parla di piante, secondo me, un'altra volta il protagonista potrebbe essere ancora lui, l'uomo delle piante, chissà, io poi non vedo l'ora di vedere sto cacchio di toro verde. Comunque, beh, questa è un'altra storia, andiamo con calma. Allora, cosa abbiamo visto? Innanzitutto una piccola cosa brevissima, ci abbiamo preso tempo fa, sempre sul discorso della flotta e del flottare, come sarebbe andata a finire, perché Bartolomeo, nonostante tutto l'amore di questo mondo, ha detto no, lasciamo stare, vorrei tanto venire, ma vi saluto. Oda non riesce a gestire 5600 flottari, quindi ciao Bartolomeo, sarà per la prossima volta. Parlavamo anche del fatto che Rufy passa più tempo con gli altri che con la sua flotta, però secondo me adesso se lo si ricongiunge con la sua ciurma e i samurai si rimettono con Momonosuke e Raizo, di cui adesso parliamo, diciamo tutta la ciurma ritorna unita e chi si è visto, quindi anche le new entry dovrebbero poi andarsene, diciamo così, no? Le new entry, come dire, gli intrusi della ciurma. Comunque parliamo un attimino di Raizo, un ninja. Questo paese di Wa, questo regno di Wa, insomma, è il Giappone, l'abbiamo capito. Noi pensavamo ai samurai, ma qui dobbiamo un attimino cambiare mentalità e allargarla. Il Giappone è fatto, dal punto di vista dei combattenti, da tre grandi scuole, no? I samurai, i ninja e i karateka. Il jiu-jitsu sarebbe più antico del karateka. Comunque, quindi, a sto punto, se ci sono anche i ninja, che poi non mangio a Naruto, però vabbè, lasciamo stare, ma se ci sono anche i ninja, a sto punto mi viene da pensare che in seguito potremmo anche vedere proprio degli artisti marziali, però disegnati proprio come nella tradizione, kimono, cintura nera, wato. E quindi chissà cosa vedremo a Wa. Non solo ninja a questo punto, non solo cappelli di paglia tipo quello lì, no? Da antichi shogun e robe varie, non so adesso come saranno vestiti, le donne probabilmente avranno quei meravigliosissimi vestiti di seta giapponesi che a me mi attizzano da morire, ma questa è un'altra storia. Comunque secondo me Wa sarà bellissima, comunque anche Zou ci prospettiamo tante belle cose. Nella live noi parlavamo di come sarebbero saliti lì su, sono uscite tante idee, no? Nico Robin che poteva fare con le mani così intrecciate, questa l'aveva detto io, poi la room anche di Law, giustamente, perché Law potrebbe fare una room gigantesca, eccetera, e poi la prima proprio opzione, non mi ricordo chi, però, che era uscita fuori, proprio Kanjuro, che poteva farsi qualche cosa, e avevamo anche concluso, speriamo di no, se no, povera ciurma, si sa come fa ad arrivare. In effetti Oda ha scelto proprio Kanjuro, però bisogna dire la verità, è anche la cosa più giusta, perché se comunque One Piece è fatto di avventure e di funny moments, Kanjuro è quello più adatto, dai. Anche la scaletta di Bartolomeo fatta di barriere, però non farebbe ridere. Invece il draghetto fa ridere, e non solo, ha dato la possibilità ad un personaggio che è la mia Mugiwara preferita di avere un funny moment un po' anche lei. Perché? Perché le due donne della ciurma, finora,
Le due donne Celia Ciurma, dico, sono molto diverse, no? Nami è più esplosiva, nei funny moments lei si fa le smorfe, poi dai pugni in testa, il bernoccolo, Sanji con gli occhietti, col bernoccolo e gli occhietti a cuore che dice Nami's one, eccetera. Nico Robin è più fredda, è più seria. Si è sciolta Nico Robin con le sue guancine rossine che dice com'è carino sto draghetto. Anche lei ha avuto questo momento kawaii, ci tenevo a sottolinearlo in un capitolo nonostante così, però ci sta quando... ci sono le cose belle, vanno anche dette. Stanno per arrivare lì e c'è questo ninja. Allora, Raizo, se cercate su Google vi uscirà più che altro una donna. Attenzione, perché in effetti c'era un vecchio manga, diciamo così, che c'era una donna, si chiamava Raizo. E in effetti poi è un nome piuttosto neutrale, quindi potremmo anche aspettarci di tutto. Ad esempio in Naruto, a differenza di One Piece, uomini e donne avevano più pari potere, abbiamo visto tantissime donne potentissime in Naruto. Invece in One Piece sembra sempre che poi le alte cariche sono più maschili, togliendo Big Mom, e che è un'imperatrice, e un poco Bo Hancock, che comunque non è ai livelli di un ammiraglio, per dire, alla fine sono proprio poche le donne potenti in One Piece, cioè le quote rosa sono bassissime. In Naruto erano molto più equilibrate, oserei quasi dire un 50-50 forse, più o meno, però ecco, chissà, un Raizo, una donna ninja, anche perché il ninja basa molto sull'agilità. Quello che mi piace è che, vi ricordate, io dico sempre, One Piece non è come Esplorando il Corpo Umano che deve insegnare la storia, ecco. La storia insegna che i samurai furono sterminati dai ninja, proprio sono cani e gatti, perché i samurai governavano il Giappone dal punto di vista di potenza militare, non erano shogun, però per dire erano loro quelli che comandavano dal punto di vista di potenza, quando nacque il ninjutsu, questo stile nuovo con delle spade più corte, perché i samurai spesso facevano vedere la lunghezza della lama, il ninja invece la metteva di così la spada, e tu non capivi la lunghezza, la spada era più corta, quella ninja è più agile, e i samurai spesso erano fregati. E quindi poi c'è anche l'ultimo dei samurai, un bellissimo film, eccetera. Comunque la storia insegna che i ninja sterminarono i samurai praticamente, e soprattutto i ninja si vantavano di quelle cose che per un samurai erano vergognose: attaccare alle spalle, agire nell'ombra, arrivare all'improvviso, fare le trappole, colpire alle spalle, sono tutte cose che una samurai non avrebbe mai fatto. Per lui c'era l'onore, la katana, la spada. Uno contro uno, un combattimento samurai duravano anche 10 minuti, di cui 9,59 guardandosi negli occhi e un secondo dove avveniva il tutto. Era così, proprio. Quindi Oda invece ha voluto fare ninja e samurai insieme, no? Come unici compagni. Molto bella questa cosa, molto bella, perché poi riprende un po' il tema che Oda fa i riferimenti, ma poi manipola lui la storia come gli pare e piace. E in più questo qua che sembra essere meraviglioso. Però andiamo avanti, perché qua il capitolo è lungo. Buggy. Allora, Buggy, mi viene in mente solo una cosa, e io vorrei ribadirla questa cosa. Allora, gli Shichibukai al momento sono 5, perché Law è stato spodestato e Doflamingo non ne parliamo proprio. Sono rimasti Bo Hancock, Kuma, Dragul Mihawk, il settimo Shichibukai e Baki. Cioè, è il settimo, no, nel senso Edward Weeble. Dunque, io rimango del parere che se Fujitora, ne abbiamo parlato anche nella live quella lì di domenica, no? Se Fujitora vuole far fuori la flotta dei sette, secondo me ci riuscirà e avrà anche l'appoggio di Sakatsuki, probabilmente, secondo me i flottari devono iniziare a fare cose malvagie e cattive. Se iniziano a essere troppo buoni, sta flotta mi crolla. Ora, io già l'altra volta avevo detto che per me il settimo Shichibukai è cattivo. Poi il mitico dell'Imello ci ha tenuto a dire che per lui quello non è cattivo, è ingenuo. Io poi sulla mia pagina Facebook ho citato una meravigliosa poesia di De Filippo, no? Quello lì, A paura mia, dove dice che praticamente quello che fa più paura non è il forte, il minaccioso, ma è il fesso, perché i fessi sono quelli che fanno più paura, ecco. E quindi c'è questo fatto, secondo me, di questi 5 Shichibukai. Allora, Bo Hancock e Dragon Mihawk io li metterei tra i buoni, perlomeno su quelli che si fanno li cazzacci loro. Dragon Mihawk vuole diventare un grande spadaccino ed è un po' curioso, come quando partecipò alla riunione pre-Marineford, dove poi arriva pure la Fit, no? Lui disse: io sono qui solo per curiosità, perché volevo vedere.
Bo Hancock non c'era manco andata, lei pensa solo alla sua isoletta con le sue belle donne. Invece, tra i cattivi, io al momento metterei il settimo Cicibucai, perché sarà pure fesso, ma se lui mi stermina 600 civili solo per una litigata, e mettiamo caso che fra i 600 civili ci fosse tuo cugino, o tuo fratello, o un tuo amico, tu diresti che è buono o è cattivo? O ingenuo? Questa è la domanda, no? Che io pongo a tutti voi ascoltatori. Cioè, sarà pure ingenuo, ma nel frattempo quello mi uccide i civili. Io, se dovessi metterlo da un punto di vista etico, uno spartiacque, qua stanno i buoni e qua stanno i cattivi, io, sarà pure fesso, lo metterei sempre tra i cattivi, nel senso che uno di quei, precisiamo, uno di quelli che fa delle azioni che comunque vada non possono essere sicuramente messe nella sfera della bontà, le metterei nella sfera della crudeltà. Bo Hancock, bene o male, o Dragon Mihawk, non ha mai attaccato un civile. Ci ricordiamo quando comparve Sanji la prima volta, Dragon Mihawk, vi ricordate, fece una nave pirata, la tagliò a metà, ma era una nave pirata, non civile. Quindi queste azioni dello Shichibukai, il motivo per cui le fa non si mette in dubbio, perché è uno stronzo, un pollo, diciamo così, e si fa manovrare da Bakken, ma le azioni che fa sono, io le metterei nella sfera della cattiveria, cioè dai panni di un fuggitore a vedere queste cose mi dà più forza per dire togliamo sta flotta dei sette da mezzo. Perché a che serve mettere i Cicibucai tra buoni e cattivi? Per capire cosa farà fuggitora, se manterrà la sua intenzione di far fuori la flotta o meno. E avere i Cicibucai cattivi sicuramente gli dà più forza, anche dal punto di vista morale, no? Per le persone intorno a sé, per gli altri marine, eccetera. Quindi, Buggy, dove lo mettiamo? Io lo metterei, nonostante tutto, noi lo conosciamo Buggy, un personaggio in fondo che è simpatico, quello che volete, però io lo metterei tra i cattivi, perché lo spaccio di armi e questo mercato nero quasi di armi, che poi è un riferimento anche al nostro mondo, alla nostra politica, pensate all'America che ha venduto armi in Iraq, no? Per dire. Quindi questo, la vendita di armi è una cosa molto delicata, Oda magari la tratta pure con Buggy, quindi un personaggio che fa ridere, noi non gli diamo tanto peso, ma guardate, lo spaccio di armi è una delle cose più disgustose di questo mondo, e Buggy le fa. Quindi io lo metterei lo stesso tra i cattivi, dal punto di vista di azioni. Se ne fosse per i fatti suoi come Mihawk, che vive nel suo castelluccio, fa niente, ma lui ha innescato un mercato, e adesso questo mercato, con la disfatta di Doflamingo, è ancora più nelle sue mani, può ancora vendere più armi, e non solo, ha anche detto ai suoi, andate e fate il mercato, prendetevi il cartellino del mercato, delle armi, no? Noi diremmo noi nel nostro mondo, e dite, a nome mio, tanto io sono, ci posso fare quello che voglio, andiamo bene. Ciò non toglie che poi Buggy è un personaggio tutto a sé, anzi, volevo aprire una parentesi. Dopo Marineford abbiamo capito lui quello che ha fatto, ha sfruttato la scia delle sue bugie, della sua furbizia, anche un po' della sua casualità, lui si è ritrovato sul lavoro Jackson, era un mozzo ma comunque c'è stato, adesso uno Shichibukai sfrutta la sua apparenza, le sue balle, per governare ancora meglio quei polli che credono a lui. Se proprio è vero come è vero che in One Piece ognuno ha una storia, no? Zoro segue Mihawk, Ruffy segue Roger, eccetera eccetera, a me pare quasi che se c'è un Mugiwara che potrebbe seguire un po' la strada di Buggy, è Usopp, nel senso che è un altro che con le balle alla fin fine va avanti, no? Usopp si è sempre presentato così, che poi lui ha anche il sonno di essere, che ne so, il numero uno dei cecchini, quindi alla sfida con suo padre, però nel frattempo c'è questo legame quasi tra Buggy e Usopp su alcune cose, sulle menzogne. Abbiamo visto anche un po' la ciurma di Buggy, molto carino, è tornato Mr. Tree, ci sta una specie di leone, chissà se non è parente di Pecom, insomma su tutte queste cose poi ci pensiamo con calma, è una ciurma anche caruccia, ma quello che è importante è che adesso anche Buggy ha chiuso la sua scenetta di 3 pagine, mi sembra, se l'è chiusa con una citazione a Ruffy, proprio come il settimo Cicibucca era stato presentato con una scenetta che si concludeva con i due che dialogavano dicendo allora andiamo da questo Mugiwara per sapere che fine ha fatto Marco, magari lui lo sa, quindi noi lettori rimaniamo lì dicendo ah, adesso questo qui sta andando da Ruffy. La stessa cosa si è chiusa la scenetta di Buggy, no? Anche lui dice ma come, anche Ashrudin ha lasciato la nostra ciurma, è meglio che non ti diciamo perché, capo, no, voglio sapere il perché, e quindi
sappiamo noi qual è il perché, quindi adesso pure Buggy ce l'ha con Rufy e un altro che ce l'ha con il nostro povero eroe. Comunque questa è una situazione di Buggy. Ci tenevo a dire questa cosa perché secondo me Ichibukai in questo momento di tre, non ho parlato di Kuma, adesso ne parliamo così poi accenniamo, cioè introduciamo i rivoluzionari. Io Kuma penso e temo, dopo il time skip, che se due sono Ichibukai, diciamo, neutrali, e due si potrebbero annoverare cattivi, non perché sono loro cattivi, ma questo riguarda la linearità. Quante volte dico che in One Piece non c'erano i buoni e i cattivi, non esistono. Alla fine è una questione di azioni, fanno delle azioni cattive. Può essere pure una brava persona, pollo, quello che è, però intanto fa azioni cattive. Ecco, due fanno azioni cattive, uno di questi invece è Kuba, e temo, dopo il time skip, che sarà diventato molto, ma molto cattivo. Almeno così è stato detto. E stiamo a tre. L'ago della bilancia va sui cattivi e Fujitora lo sa molto bene. Scusate l'interruzione, c'è stato un momento un attimino così. Allora, andiamo avanti. Detto tutto questo, chiudiamo col discorso sui rivoluzionari. Allora, due cose da dire fondamentali: il ritorno di Dragon e Burgess, che cacchio sta combinando. Prima di iniziare, volevo fare i miei complimenti, permettetemi di fare i miei complimenti, a tutti coloro che, quando c'era da capire dove era più giusto mettere l'attenzione alla fine di Dressrosa, se su Bellamy o su Burgess, complimenti a tutti quelli che hanno intuito su Burgess. Ci tenevo a dirlo perché Bellamy si è un po' risolto una bolla di sapone, e Burgess invece, a quanto pare, sta iniziando la sua comparsa, la sua scomparsa anche dopo il KO di Sabo, sta portando a qualcosa di gigantesco. Che dire, questo gigantesco alla fin fine è inutile che mo che ci giriamo intorno. Possono essere tre cose, secondo me. Ho una guerra. Ma attenzione, una guerra significherebbe che se i rivoluzionari fanno guerra contro Barbanera, cosa piuttosto strana, perché ci saremmo immaginati i rivoluzionari che facevano la guerra contro il governo, non contro Barbanera, quindi comunque strana, magari contemporaneamente ha una guerra tra la Marina e Kaido. Quindi o perché stanno iniziando a nascere guerre, spuntare guerre come funghi, dico per dire, quindi potremmo vedere, che ne so, Kid contro Shanks, nel frattempo la Marina contro Kaido, i rivoluzionari contro Barbanera, Rufy contro, a questo punto, contro il settimo Ichibukai, non so, e con l'ingresso anche degli altri così, Big Mom contro qualche Capone, che ne so, boh, cioè, o iniziano a nascere tante guerre separate e poi alla fine si unirà una grande guerra, o anche tutta questa storia potrebbe finire in una bolla di sapone, cioè con un armistizio, ad esempio, del tipo che arriva a Barbanera e dice: queste armi, ecco, poi avevo intuito che queste armi erano molto molto importanti. La CP0 non compare a caso. Queste armi potrebbero essere state prese, hanno un materiale particolare, potrebbero anche essere condivise. Cioè, i rivoluzionari, se non hanno nulla contro Barbanera, i pirati, Dragon si ripresenta alla prima pagina del capitolo 100 dicendo proprio che essere rivoluzionari è un po' come essere pirati, quindi diciamo che non per forza devono andare contro, soprattutto se Barbanera vuole andare contro la Marina. Potrebbero anche, non dico allearsi, però ad esempio, ragazzi, abbiamo queste armi, prendete per voi un po', però da come Burgess è contento di aver trovato la base non mi pare, però chissà, potrebbe esserci questa cosa di, diciamo, pace, armistizio, di patto, oppure la terza opzione, non succederà nulla, nel senso che è tutta una motivazione, questo povero Burgess che viene sballottato avanti e indietro, viene trovato e viene presentato un nuovo personaggio dei rivoluzionari che ad esempio è in grado di fare il teletrasporto, oppure di utilizzare colui dei corvi, che trova Burgess, fa così e i corvi lo portano lontanissimo. E di Burgess non si hanno più notizie, ad esempio. Non dico che muore, però poi magari verrà ritrovato in seguito grazie alla Vivre Card, però per dire, tutta sta storia serviva solo per presentare un nuovo rivoluzionario. E Dragon finalmente è ricomparso e sta dietro la scrivania. Però, molto divertente. Dragon è dietro la scrivania, che non sta quindi lì a prendersi il vento, forse uno dei motivi per cui Burgess non è stato ancora trovato. Io rimango sempre del parere che Dragon, se controlla il vento, potrebbe usarlo come radar, ad esempio, però finché siete dietro la scrivania magari
Forse è stato messo lì apposta. Poi dietro questa scrivania mi dà anche un po' l'idea, un po' più di che è diventato amministratore delegato della Revolutionary SRL Copyright, cioè. Non lo so, mi dà un po' più da uomo d'ufficio, però spero di no. Comunque, fatto sta che il nostro caro Dragon, che poi nella live è stato pure accennato, no? Io avevo detto, Dragon, magari, quando vuole tornare, qui c'è sempre posto perché noi lo aspettiamo con ansia. Oh, manco falla apposta, è tornato. E che dire... Bellissimo rivederlo, però Dragon è un personaggio meraviglioso, poi però non lo, cioè, è da vedere un attimino sta storia come va a finire con Burgess più che altro, perché lui, l'unica cosa da dire nella conversazione è che è interessato molto a Nico Robin, e questo mi ha fatto pensare a qualcosa che vi dirò adesso, subito dopo aver parlato di Barba Nera, per chiudere il video. Quindi Dragon è vero, è ricomparso, però più che altro era questa cosa che ci terrò a dire a breve. Ultima cosa, e poi prima di dire questo fatto, Barba Nera è tornato, e quando parla con Burgess abbiamo capito due cose. La prima è che c'è una flotta gigantesca. Io non è che me l'aspettavo, perché Barba Nera lo facevo più un tipo che si stava ancora organizzando, no? Invece in questi due anni è proprio cresciuto tanto. E questo mi fa pensare a lui ancora una volta, non come l'antagonista di Luffy, ma come il coprotagonista di quest'opera. Perché lui, un po' come Luffy, ottiene le stesse cose, in maniera completamente diversa, ma ottiene le stesse cose. Questo, ritorniamo un po' al discorso dello Shichibukai, no? Alla fine due sono le cose fondamentali, quello che ottieni e come lo ottieni. Possono anche essere due cose diverse. E Luffy ottiene grande amore, grandi persone che lo seguono intorno a sé, e lo ottiene appunto con la sua simpatia. Barba Nera riesce ad avere una grande flotta che lo segue, magari lo fa perché li costringe, però nel frattempo ottengono le stesse cose. E qui ritorniamo alla storia della torta e dell'acqua quando stanno lì a Mock Town. Comunque, a parte questo, Barba Nera quindi ha ognuno della sua flotta, un capitano della flotta, e poi a un certo punto compare sta cosa, Barba Nera è ammiraglio. Allora, attenzione. Io pure nel primo video di Dragon avevo un po' parlato della bandiera, la fiamma, eccetera, che è proprio la bandiera che sta sull'ammiraglia. L'ammiraglio è un ruolo che nel gergo navale ci sta. Secondo me ammiraglio è solo riferito al fatto che lui, avendo una grande flotta, lui è il capo di questa flotta. E tecnicamente il capo di una flotta è l'ammiraglio. Tutto qui. Non credo che si intenda ammiraglio governativo della Marina. Cioè la Marina non può cadermi così in basso che prende un imperatore pirata e lo fa diventare ammiraglio. Che poi gli ammiragli hanno anche le loro regole, sono tutti ispirati ad attori giapponesi, hanno un colore di riferimento. Certo, l'ammiraglio nero e l'ammiraglio bianco potrebbe essere Kobe, se poi vogliamo utilizzare due colori nuovi al di fuori di questa simpatica recita col verde, il giallo, il blu, il rosso, eccetera, eccetera, il viola. Non lo so, però... Io al momento, se proprio devo dire la mia, e devo pure dire la mia, sennò che cacchio di... No, devo prendere una decisione a un certo punto, sennò è troppo facile dire sì, può essere questo e quello, arrivederci, poi dopo uno dice, ah, l'avevo azzeccata, Secondo me al momento tenderei più a dire che ammiraglio, nel senso che lui ha una grandissima flotta ed è ammiraglio di questa flotta, è un imperatore ammiraglio della sua flotta, nulla che ha a che fare con i legami fatti col governo. Perché il governo al massimo li fa con gli Shichibukai, ma non con gli imperatori, almeno finora. Ecco. E è bellissimo anche rivedere tutte le zattere di Teach, ma stavolta sono diventate belle pesanti. Queste zattere di Teach sono super attrezzate ed è cresciuto molto. Finora si pensava che tra i quattro imperatori potesse essere quello più debole. Mi sa, è un po' da rivedere questa storia, perché mi sembra veramente forte, però... Proprio come Treble ci insegna, potete dire azzecca Treble. Treble è un personaggio che tutti Dressrosa pensavano, secondo me questo ragazzo c'ha qualcosa nascosto, vi faccio vedere, non è possibile che sia stato fatto, è bastato un braccio di Law e non l'abbiamo visto più. E io avevo un po' criticato, ma non solo io, eravamo in tanti un po' delusi da questo, anche il mitico di NBT mi ricorda pure, lui aveva detto, si aspettava qualcosa di più da Treble, per dire, quindi a conferma di questo, cioè... Mi pare che a volte Oda presenti grandi personaggi e poi, quando vanno a combattere, due capitoli e sono KO. Burgess, in un certo qual modo, che vi posso dire, è stato fatto fuori da Sabo facilmente. E non era tanto scarso. Quindi ora bisogna vedere poi quando sono cresciuti persona per persona nell'equipaggio di Barba Nera. Tutto da vedere sta storia. Comunque, c'ha la grande flotta.
Vedremo che cosa succederà. Già avevo detto prima le opzioni sul discorso di Burgess che ha raggiunto Baltico, ma concludiamo con una storia. Allora, Dragon è molto interessato a Nico Robin, no? Ha detto, ma lei come sta, come non sta? E Nico Robin si è allenato con rivoluzionari e è una rivoluzionaria. Voi dite, ma come, quella è una Mugiwara, fa la pirata? È appunto questo il discorso. È una mia cosa. Domando a tutti, rispondete, fatemi sentire la vostra, per me è fondamentale raccogliere un po' di opinioni, no? Finora io pensavo che fossero tre i grandi poteri di One Piece: la marina, i pirati e i rivoluzionari. Sto pensando che forse sono due grandi poteri, marina e pirati. Rivoluzionario non è un gruppo, è un atteggiamento. Cioè tu puoi essere pirata, rivoluzionario, così come lo era Kuma all'inizio, addirittura Shichibukai rivoluzionario, per dire, poi passi dall'altra parte, poi torni. Vegapunk, io ci ho fatto un video domenica, sembra essere uno scienziato innanzitutto, quindi si pensa al laboratorio, che poi ne parliamo di questo, però ecco, ci sono poi altri discorsi. Uno può essere rivoluzionario, può essere scienziato, può essere archeologo, quindi interessarsi alla storia. Nico Live, il padre di Nico Robin, è un personaggio fondamentale a quanto pare in tutta la trama di Ohara, e anche Clover, eccetera. Quindi uno può essere magari pirata con atteggiamento rivoluzionario, può essere persino marine con atteggiamento rivoluzionario, se sono un viceammiraglio che rifiuto sempre la promozione, se sono un viceammiraglio che sta per uccidere il mio ammiraglio superiore perché mi ha appena ucciso il nipote adottivo, se sono un viceammiraglio che si fa mettere volontariamente KO dal nipote, così in modo che il nipote può andare a salvare. No, sono un viceammiraglio piuttosto rivoluzionario. Quindi i rivoluzionari sono un gruppo che certamente uno può fare solo quello di mestiere, però può anche essere un atteggiamento. Nico Robin è una piratessa archeologa rivoluzionaria. Cioè, nel senso che secondo me sono due figure compatibili, questo voglio dire. Sono due figure compatibili, e persino Marine rivoluzionario potrebbe essere figura compatibile. Questo fa ancora più pensare al discorso sulla spaccata interna alla Marine, eccetera. Non lo so, è una mia opinione leggendo questo capitolo. Cioè, 803, nuova idea. Sono tre i grandi poteri di One Piece, o sono in realtà due, e rivoluzionari non sono altro che un atteggiamento? Cioè, quindi questo tra l'altro si combacerebbe anche meglio con la teoria del caos di Oda, dove nulla è chiaro, nulla è così, e quindi no? E non solo, un personaggio può anche cambiare durante la trama, quindi passare di qua, di là, come Vegapunk a quanto pare, come Kuma, come tanti altri, inutile girarci intorno, come tanti altri. Quindi, come Crocodile, tipo, per dirne uno. Quindi, ditemi voi, perché questo capitolo, proprio la cosa fondamentale sul ritorno di Dragon e Barbanera, e soprattutto la conversazione Dragon e Koala, oltre al discorso di queste armi, che ma comunque finché non sappiamo, boh. Conclusione proprio finale, perché questo è quel puntino del cavolo che sta arrivando sulla ciurma, che cosa è? Non si può sapere. Io ho provato ad ingrandire l'immagine, non si vede nulla, quindi vi propongo quattro teorie così. Può essere o un visone sentinella che li sta attaccando, oppure potrebbe essere un ninja, questo famoso ninja Raizo che li ha visti e stanno da loro, oppure potrebbe essere uno di Kaido che si trovava sull'isola di Zoo, magari testa di pecora, quei tipi lì. Oppure potrebbe essere un'arpia, non so, qualche personaggio così, sempre che poi magari non ci siano anche arpie sulla nave di Jack che stanno andando a salvare le sorelline, perché poi è tutto da vedere anche questa storia qui. Io vi saluto, e ogni riferimento è puramente casuale, rivolto a Monet, quindi ci vediamo ragazzi alla prossima, e poi ci aggiorniamo su Facebook come al solito su nuove teorie e nuove idee.